Amministrative 2024. Come vedete, questa sera in questo appuntamento di propaganda elettorale ho una coppia di candidati e quest'anno è la prima volta, dobbiamo dirlo, che in studio viene una coppia di candidati. Loro sono Francesca Boccellato, giovanissima, e Gabriele Filippo, detto Randazzo. Lui è esperto in consigli comunali e poi diremo perché. Loro fanno parte della lista di Forza Italia a sostegno della candidata sindaca Vita Ippolito. Innanzitutto benvenuti a quello che poi in realtà è il vostro spazio Buonasera. elettorale. Grazie mille, buonasera. Buonasera. Allora, io devo dire, innanzitutto parliamo con la giovanissima debuttante in politica, con Francesca, che io ho apprezzato nella sua presentazione al debutto politico in piazza domenica durante il comizio della candidata sindaca Vita Ippolito, perché trovare una giovane che scende in politica, ma soprattutto ad affrontare un pubblico così veramente molto plateale è Importante. importante, non è facile, eppure lei se l'è cavata davvero bene. Francesca, allora benvenuta in politica, come si suol dire, no? Grazie mille. Sì, esatto. Allora, per me quell'intervento è stata una parte fondamentale perché mi ha proiettato ancora di più nel percorso politico, questo senza ombra di dubbio. Inoltre non avevo mai fatto un intervento così importante di fronte ad un pubblico così importante quantitativamente parlando. Quindi sì, mi ha dato diciamo, questa carica in più che mi porta insomma, al percorso politico. Come esperienza niente male, niente male. Sì. E poi da quello che ho capito oggi è il tuo debutto in video qui a Vivi Esatto, Mazara, per cui Filippo, abbiamo la ragazza che debutta e tu che ne hai tanta di esperienza politica, perché se non erro per ben 3 volte sei stato eletto al Consiglio Comunale, sei stato 15 anni all'Assise Mazarese. sì, dice bene. Allora, praticamente io ho 15 anni di consigliere comunale. Questa amministrativa 2024 non mi volevo ricandidare. Beh, ho visto, io sono come la Gambisi Group. La Gambisi Esatto, Group veramente vede giovani talenti e ne porta a livello nazionale. Io in Francesca Boccellato ho visto un talento e per me è una soddisfazione. E ho deciso di scendere in campo facendo coppia nel senso elettorale cioè con. l'esperienza e il noviziato, no? Esatto. Facendo questa fusion, ma tu perché hai deciso di tornare in pista, come si suol dire, no? Ho deciso di tornare in pista perché vedo che ci sono troppe cose che non vanno. In 15 anni di consigliere comunale mi sono sempre battuto per il sociale, per le persone che hanno bisogno, per la povera gente, per le persone diversamente abili. Io volevo toccare un tema stasera per quanto riguarda il cimitero comunale. Il cimitero comunale. Ci sono tantissime persone che non hanno la possibilità di comprare un loculo per il proprio carro. L'amministrazione non fa nulla, non c'è nulla Tu da ti fare. riferisci al costo dei loculi, Al no? costo del loculo, tutti gli altri comuni, ci sono agevolazioni. Tu prendo lo Stato tunisino e si porta i suoi defunti tunisini nello Stato che Di vogliono appartenenza, sì. d'appartenenza. Ma qua non è il discorso è che c'è troppa povertà. Un logoro viene a costare più di un funerale. Cosa, io ne ho parlato con Vita, con la sindaca, di abbattere i costi di una Dei sepoltura. loculi, sì. Poi cosa succede? Se una persona gli viene a mancare la moglie, se vuole comprare un posto vicino al proprio caro, Esatto. non c'è la possibilità. Domani cosa devono fare queste persone? Ricomprare 2 posti, lasciare quello che hanno comprato 3.000 euro E spendere e ancora soldi. spendere ancora soldi per il proprio caro. Poi ho preso un appunto pure
Per cui tu richiederesti in questo caso, attraverso la tua probabile futura sindaca, un intervento nel regolamentare il costo dei loculi più l'aspetto burocratico in tutti i sensi. In tutti i sensi. Ora ho sentito dire che la ditta da domani, dopodomani, non è una ditta che c'è in appalto il cimitero perché stanno venduto dei posti alle persone su carta. Queste persone hanno pagato più di 1.700.000 euro, ma dove sono questi soldi? Domani la ditta se ne va. La ditta se ne va perché non ci sono fonti, non lo possono Quanto è pagare. detto la cifra, scusami? Ma su 750 posti credo che sia a 3.000 Ah, tu euro a parli posto. degli ultimi loculi realizzati? Sì, dove sono i posti? La gente, la morte non è che viene, ti viene a bussare, ti dice fra un mese vengo a casa tua e ti vengo a prendere. La gente si bisogna pure preparare. In questa situazione ci sono 750 posti che ancora il comune deve consegnare, già pagati, per un valore di circa 1 milione di euro, e domani la ditta non c'è più. La ditta non c'è più perché senza soldi giustamente non può lavorare, non può sostenere le spese. Tu hai notizie di fonti accertate, Filippo? Ma sono fonti accertate, sì, perché prima di venire mi sono informato e poi le persone che mi conoscono giornalmente mi domandano perché Questa è problematica. per le persone anziane è come una seconda casa, cioè pensano per un suo Esatto. posto per l'eternità. Chiuso l'argomento cimitero, tu hai fatto il lancio mediatico in trasmissione qui nel vostro spazio autogestito. Francesca, e allora, dei tuoi punti programmatici, no? Da giovane, cosa vorresti che la sindaca mettesse nel suo programma o inserisse o ha già inserito, no? So che i Assolutamente. giovani è un punto importante del programma di Vita Eppolito. Eh sì, soprattutto perché in questo periodo, ma penso che in realtà sia più che altro una cosa da sempre, i giovani non hanno questa tendenza al voto, non riescono ad applicarsi e a proiettarsi in una politica che essenzialmente non li rispetta. In primis perché non sono, per quanto di mia conoscenza, mai state applicate effettivamente dei programmi per i giovani. Cioè vediamo sempre tutto proiettato per il futuro degli adulti. Anche i giovani ovviamente sono adulti, però intendo proprio in termini di adolescenza, Certo, in questi certo. termini ovviamente. Quindi sicuramente ciò che voglio fare è dare un futuro, vorrei dare un futuro migliore in termini sia di diciamo stazionamento a Mazara, come il punto che ho affrontato nel comizio di domenica, i giovani vanno via a 17, 18, 18, 19 anni perché non riescono ad avere un futuro qui economicamente. Ovviamente ci sono le università, ma quello è totalmente un altro discorso. Economicamente questi ragazzi hanno bisogno di una stabilità che non riescono a trovare a Mazara. Per quanto riguarda il mio punto di vista, Mazara ha un'economia o comunque è molto rinomata in termini turistici, quindi potrebbe dal mio punto di vista benissimamente aumentare i posti di lavoro, come anche svolto nel programma della sindaca Vita Eppolito, dal turismo. Ricordiamo che a Mazara ci sono tantissime attrazioni turistiche, per esempio uno dei tanti è il Gambero Rosso, io ovviamente sono un'esperta in materia, ma non solo. Ricordiamo che tu sei una giovane imprenditrice, Esatto. ecco, del settore ittico, per cui voi Ho esportate un anche approccio diverso Gambero anche, Rosso in tutto esatto. il mondo, per cui hai un termometro della situazione ben Esatto, chiaro, esatto, ecco. esatto. Molto spesso mi è capitato di incontrare turisti che effettivamente una volta essere arrivati a Mazara, aver fatto diciamo, i punti cruciali, quindi aver girato il lungomare, assaggiato il gambero, le pietanze tipiche, si ritrovano a non sapere più cosa fare. Arrivano qui, stanno quella giornata a diciamo, sperimentare queste nuove cose e si chiedono: e ora che facciamo? E in un certo senso non hanno torto, non ci sono delle attrazioni vere e proprie, delle escursioni che potrebbero fare. Benissimamente con il programma di Vita Eppolito, per esempio con la bonifica magari di Capofeto o ancora dei Gorghi Tondi, si potrebbero organizzare anche queste escursioni visitate. Sono delle piccole cose che però agevolerebbero il turismo e quindi garantirebbero dei posti di lavoro che secondo me sono abbastanza importanti e secondo i giovani. Ecco, il ruolo della donna in politica quanto è importante per te?
Per me abbastanza, perché sono dell'idea che la donna abbia quella marcia in più, quel modo di vedere le cose che è totalmente differente. La donna ha sempre quella prospettiva che è un po' materna, un po' diciamo riesce ad abbracciare l'idea di tutti. E soprattutto quello che ho notato nella candidata Vita Ippolito è che ha questa diciamo, è molto diciamo, proiettata all'ascolto. Esatto. Non si prefissa degli obiettivi e quelli sono e quelli rimangono, ma piuttosto cerca di ascoltare e dare voce a chi ha delle idee da E questo è proporre. importante dal punto di vista Sì. dell'aggregazione. Sì, assolutamente, soprattutto perché se vogliamo dare una voce ai giovani dobbiamo garantirci e assicurarci che qualcuno sia disposto ad ascoltarci, altrimenti non si va da nessuna parte. Filippo, è cambiata la politica da quei 15 anni tuoi in consiglio comunale, ad oggi? Sì, vedo troppe ragazze agguerriti. Tutti Ci sono vogliono molto più fare. giovani presenti? Non solo giovani, anche persone di una certa età, ma la vedo molto più agguerrite negli anni. Sì. Mettiamo, nelle elezioni passate non c'era tutta. Oggi tutti vorrebbero fare il consigliere comunale, Esatto. ma io invito, intanto ringrazio i miei elettori che da 20 anni mi sostengono e ancora oggi mi Ci sono vicini. sono vicini. Ringrazio la mia famiglia. E il fatto è che non tutti possono avere questo posto di ruolo di consigliere comunale. Ce la dobbiamo Certo. mettere tutta. Quanto è importante, Filippo, farsi portavoce delle istanze che propongono i cittadini, delle varie problematiche, perché ricordiamo che la città ha bisogno di essere, almeno per ordinaria amministrazione, portata avanti nei settori più importanti, quello idrico, quello della spazzatura, cioè queste le strade pulite, le strade asfaltate, insomma. Anche una città green, no? Dedicata all'ambiente. Lì voglio che mi risponda poi la giovane Francesca Boccellato, per cui è importante tutto questo, no? Cioè i cittadini chiedono le cose essenziali in primis. Io giornalmente ho una telefonata sempre di problemi, ma pure con un pochino di erba davanti la Casa. porta, della spazzatura, e bisogna avere ancora oggi la raccomandazione per togliere un sacchetto di spazzatura, quando questi lavori si dovrebbero fare giornalmente senza problemi, senza niente. Allora, cos'è che non funziona? È l'amministrazione o I il cittadini. cittadino? È chiaro che ci sono i cittadini che purtroppo sono molto superficiali e capita che molti tirano anche dalla macchina la spazzatura, abitano in un quartiere e vanno in un altro quartiere per liberarsi dalla spazzatura perché magari non hanno i mastelli, buttano fuori dal finestrino perché molti sono stati beccati. Cioè, questi sono gesti incivili che molti cittadini non dovrebbero fare. Perché è vero che esiste anche il servizio puntuale dell'amministrazione comunale, ma è pur vero che l'indomani si rivede la montagnetta dei rifiuti. Bisogna anche Ma noi io mi bisogna ricordo, collaborare in questo sì, mi senso, ricordo vent'anni, indipendentemente da chi è il sindaco, sì, quello io mi sì. ricordo 20 anni fa che c'era praticamente un mezzo che si occupava solo delle buche delle strade, un mezzo per le spazzature, per la spazzatura. Oggi invece non è più così. Fanno vedere in TV, nei video, nei social, la parte bella di Mazara, ma non fanno vedere le periferie, non fanno vedere Mazara 2, non fanno vedere Via Potenza. Ricordiamoci, abitano anche cittadini, concittadini nostri in queste zone. Io ho visto cumuli di spazzatura veramente impressionante e poi dopo 10 minuti sul video vedo la Mazara bella. Non è così. Tu sei stato anche un attento sostenitore delle problematiche delle Sì. periferie, dei quartieri, anche della borgata. Io mi ricordo che Mazara 2, quando 20 anni fa con la candidatura di Giorgio Marattino, qualcosa si vedeva. Ma se oggi ci vai e vedi tu veramente un paese abbandonato, ma ti dico veramente abbandonato, stai vedendo un po' di movimento sotto campagna elettorale. E non è questa praticamente la politica che si deve fare. La politica che dobbiamo fare deve essere giornalmente. Io, quando sono stato eletto, già l'indomani lavoravo per i cittadini. Lavoravo per le prossime amministrative,
La politica si fa ogni giorno, non che la politica, certe persone, l'importante che arrivano nell'Assisi e poi ci vediamo fra 5 anni. Così non funziona, Piero. Io È giusto spero quello che tanto, dice, spero. è giusto, l'ordinaria amministrazione, gli interventi straordinari si fanno tutto l'anno, è chiaro che capita, ma non solo nel comune dove abitiamo, anche in altre È un po' città che ovunque, durante sì, la campagna esatto. elettorale c'è quel movimento Dovrebbe in più, piuttosto no? essere una cosa equa, non abbellire solamente le parti che sono già belle o comunque migliorarle. Bisogna che sia una cosa equa da tutte le parti. Francesca Boccellato, quanto è importante avere la città green, la città a tutela dell'ambiente? Questo è un argomento che tocca tantissimo noi giovani, perché forse abbiamo avuto una sensibilizzazione maggiore rispetto all'adulto più grande. È abbastanza importante perché bisogna che preserviamo ogni singolo aspetto della città, ma non solo, dell'ambiente, del mondo. Effettivamente, come abbiamo visto con Greta Thunberg, è importantissimo. Anche un piccolo gesto, ma in realtà fatto da tutti, diventa una cosa importante. Anche la semplice raccolta differenziata, quella è piuttosto importante. Anche la riduzione della plastica, quindi l'utilizzo di altri materiali, sono tutti aspetti che andrebbero coltivati e pian piano arriveranno anche i loro frutti, però va curata sicuramente come Allora, intanto aspetto. io ai miei graditi ospiti offro sempre un caffè o anche qualcosa da bere. E cosa gradite? Accetto un Ecco, caffè. un caffè per Francesca Boccellato, un caffè per Filippo Gabriele detto Randazzo, perché si può votare nella scheda al Consiglio Elettorale, Comunale. anche Anche Randazzo. Randazzo, basta mettere però la In X realtà, a Forza Italia, giusto? Ecco, bene. Randazzo è mia moglie. Perfetto. Con l'attività mi conoscono come Randazzo, ma io sono Gabriele Filippo, detto Randazzo. O votano Gabriele, o votano Randazzo, Ci il siamo. voto Perfetto, passa. l'importante è che a fianco lo metto anche Boccellato. Ma Anzi, la prima cosa, infatti dovevo spiegare questo, Piero. sì. Non lo fare Boccellato. vedere a me, fallo Sì, vedere a loro, Filippo. Boccellato Randazzo, segnandolo il partito di Sì, Forza cioè la Italia, X nel partito Forza sì, Italia, che è fondamentale, certo. votando Boccellato e votando Randazzo, perché la legge permette di votare sia un uomo e una donna, nello stesso simbolo. Io, te l'ho detto, ho scelto di fare questa campagna elettorale insieme a Boccellato perché vedo in lei una persona veramente squisita. Vedi anche il Grazie. futuro della politica. Nel futuro sono i giovani, il Esatto. futuro sono i giovani. E qua abbiamo la giovane. Perfetto. Allora vi state trainando a vicenda perché è chiaro essere fedeli nel Ma voto e arrivare fino alla fine col massimo la stessa risultato. cosa sta facendo la famiglia Boccellato. Uguale. Certo, è giusto che sia così. Ovviamente come primo percorso non posso affrontare tutto da sola, quindi la Hai compagnia di bisogno di un po' di Filippo, esperienza esatto, al la compagnia di fianco. Filippo che Ma già ha la sua intanto ecco, esperienza. come state organizzando questa campagna elettorale, Francesca? Lo dico a te che sei più giovane. Allora, con i Intanto ecco per il giovani. caffè, prego. Ragazzi, Grazie prendete il caffè mille. perché Sì. questo per noi è un momento sempre cordiale, è diventato istituzionale prendere il caffè. Avremo modo comunque di parlare di punti programmatici e delle vostre idee politiche in altre interviste. Intanto oggi era importante presentarvi alla città. Dico, ma come state preparando questa campagna elettorale? Perché so che state incontrando parecchia gente. Filippo, tu mi dicevi oggi, Piero, io ho iniziato la mia campagna elettorale dalla periferia, no? Eccetera. Perché ha iniziato proprio dalla periferia? Perché sono abbandonato a se stesso. Sto vedendo negli ultimi giorni si sta facendo qualche cosa. E non è così. Non funziona così. Riscontro stai ottenendo dalla gente? Positivo, grazie a Dio, positivo. Vedono pure l'accoppiata che va con la giovane Boccellato, dopo il suo intervento. Un po' di persone praticamente si Parliamo sono dell'intervento che ha fatto domenica al domenica, che comizio in Piazza della è stato Repubblica. Sì. eccezionale, le persone la conoscevano come
la figlia di Boccellato. Esatto. Oggi conoscono la vera Francesca Boccellato. Quando incontrano il padre Sì, gli fanno Boccellato, gli i dicono: tu complimenti. sei il padre di... È bello, questo mi piace tantissimo. Francesca, allora state incontrando parecchia gente, no? Sì, ci stiamo dando da fare, anche perché vogliamo che le nostre motivazioni siano aperte a quante più persone possibili. Vogliamo farci sentire e l'unico modo ovviamente è incontrando gente, diciamo spiegando i nostri motivi. Allora, la gente... E mi rispondete tutti e due, perché dovrà votare Francesca Boccellato? Io sono del parere che vado votata, quindi il voto mi debba essere attribuito perché sicuramente non voglio lasciare indietro nessuno. Voglio che tutti camminino al pari passo, non voglio che ci sia chi è più privilegiato e chi è meno privilegiato. Per me queste cose non esistono. Inoltre, appunto, mi faccio portavoce delle problematiche dei ragazzi, quindi sia quella che ho detto poco fa del lavoro, ma anche della, tra virgolette, movida, perché anche questo comunque è un aspetto, vuoi non vuoi, fondamentale nella vita Ma dei sai che in giovani. questa trasmissione molti giovani candidati al Consiglio Comunale, tutti mi hanno chiesto, Piero, io voglio parlare di Movida. Cioè, ma tutti! Eh sì, perché è un aspetto fondamentale, perché arrivando al sabato, io ho esperienza, arrivando al sabato, no? E che facciamo? Ma zero, non c'è niente, andiamo in più parti, in diverse Sì. parti. E invece no, l'economia è anche questo, invogliare i ragazzi a stare sia nella città, ma fare arrivare anche altri ragazzi. Quindi sì, questo è sicuramente anche un aspetto fondamentale. Filippo, Io la penso uguale come lei. volevo sapere perché la gente dovrebbe votarti. La gente dovrebbe votarmi intanto sempre se vedono in me una persona che possa rappresentare Certo. le proprie esigenze. Poi non È importante so, per un uomo di esperienza, ecco, per ma mi cercare lasci di stare. affidarti. Diciamo delle istanze importanti a tutela Sì, del ci sono dei cittadino. progetti in cantiere dove possiamo, lei per i giovani, io per le persone più Ah, vi anziane, siete accordati così? Ah, Esatto. ok. Allora, dipende l'età che hanno. Ecco, Ci facciamo parlare comprendiamo. a Filippo per i diversamente giovani, no? E per i giovani Francesca, ecco Ci l'accoppiata. completiamo, per questo andiamo Ecco. sempre di pari passo. Andiamo di Ottimo. pari passo per questo, Ottimo. So che state, ecco, so perché che anche le persone anziane non vanno trascurate, Esatto, Piero. Ecco, allora siamo esattamente. in conclusione di questa Piero, nostra invece prima volevo intervista. riallacciare il discorso del cimitero. In quanto io non parlo male, non sto parlando male della gestione del cimitero degli impiegati comunali o dei dirigenti, Ci tiene a ci sottolinearlo. tengo a sottolineare perché sono delle persone squisite, sia il dirigente che gli impiegati comunali che si trovano Certo. lì dentro. Io quello che dicevo è che non funziona la situazione dei prezzi, la situazione dei loculi, però c'è un personale qualificato e attento nel nostro cimitero. Io parlo di impiegati comunali, Perfetto, per il resto il cimitero mi pare non che è parlo. abbastanza Il cimitero pulito. è la casa di Adesso, dico, ma è tutti. abbastanza pulito, cioè, Sì, questo è abbastanza pulito. bisogna Sì, bisogna specificarlo. dare a certo quello Atto, ecco, scendere. bene. Però quello fondamentale è che io non sto parlando degli impiegati comunali, perché anzi li saluto e per me sono persone squisite. Assolutamente sì. Sto Benissimo. parlando solo di un problema amministrativo. A questo punto io vi ringrazio. Francesca, tu volevi dire qualche altra cosa in questo Sì, primo vorrei aggiungere appuntamento? soltanto l'ultima, diciamo, Bene. chiusura. Che nel nostro percorso politico non amiamo utilizzare termini quali guerra, combattimento, scendere in campo, piede di battaglia, non sono cose che ci Cioè, appartengono. voi puntate molto al confronto politico, Esattamente. al confronto Civile anche, delle perché arrivare al Consiglio Comunale con il piede di guerra non idee. è Certo. fattibile. Quindi bisogna sì, dare la possibilità di farsi sentire laddove non c'è disponibilità. Però non col piede di guerra, la battaglia, la lotta, quelle sono cose che anche in questo periodo non vanno assolutamente Anche evitare toccate. questi Piuttosto termini è utilizzare importante. dibattiti politici, I confronti, esattamente un ma è confronto confronto, politico, ma questi esatto. termini
non fanno parte di noi. Anche perché mi pare che questa campagna elettorale è iniziata un po' con delle scintille, vero Sì, Filippo? troppo, troppo Ecco, scintille. e dobbiamo buttare acqua sul fuoco. Ma Benissimo. ci sono persone che mettono invece alcol sul fuoco. E lì non dovrebbe esistere, No, no? la campagna elettorale si Se fa no saremo pulita. costretti tutti a camminare con un Un piccolo estintore dietro, estintore. è La campagna giusto? elettorale va fatta pulita e senza. Esatto. Percorso artificiale, strano. Quindi ringraziamo Grazie. Forza Italia e ringraziamo soprattutto la Esatto. nostra candidata sindaca che sosteniamo con tutti noi stessi. Benissimo. Tra l'altro, Forse sono Cecilia Convita, Forza Italia è una non bella lista tosta, è abbastanza ricordo. forte. Forse Italia è una delle liste che farà la sua figura, che farà la sua figura nelle liste di Vita Ippolito. Poi è tutto da Assolutamente scoprire, è sì. tutto da scoprire. Perfetto, stiamo entrando proprio nel clou della Noi campagna elettorale. ci siamo con Vita Ippolito e invito le persone di votare Vita Ippolito in quanto donna, in quanto cinquantesima Possibile candidata, possibile sindaca. sindaca di Mazara E del in quanto Vallo qualificata, e di votare anche sottolineiamo. la Boccellato e Randazzo in quanto giovanissima, la prima consigliera a 18 Giovanissima anni, Francesca, Francesca. tu sei diversamente giovane, giusto? Bene, con questa battuta ironica, noi vi ringraziamo di averci seguito. Vi ricordiamo, Francesca Boccellato e Filippo Gabriele detto Randazzo sono nella lista di Forza Italia Berlusconi a sostegno della candidata sindaca Vita Ippolito. Grazie a tutti e buonasera. Grazie Grazie a te. Buonasera.